Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video mukbang, questa volta mukbang pizza e un piccolo supplì perché ne avevo voglia, volevo assaggiarlo e quindi avendoli comprati ho detto ma sì, già che accendo il forno ne metto uno soltanto per assaggiare come sono, quindi lo assaggeremo insieme. E poi appunto vi ho chiesto se vi andava al mukbang pizza e quasi tutte avete detto sì su Instagram, quindi eccoci qua. E poi appunto ho messo una storia per chiedervi se avevate delle curiosità, delle domande per me, proprio per argomentare un po' questo mukbang pizza, renderlo un po' più interessante, un po' più curioso. Quindi parto subito perché guardate, me ne avete fatte tante. Tantissime, guardate quante sono, veramente tantissime domande. Quindi parto subito dalla prima. Diciamo che alcune non sono proprio delle domande, quindi le salterò e argomenterò un po' magari alla fine, quindi vi parlo un po' in maniera generale. Allora, la prima domanda di Chiara è quando battezzerete Alessandra? Allora, come vi ho detto nel vlog che sto girando oggi, che vedrete dopo questo video, io intanto addento il supplì, ragazze, perdonatemi, ma sto veramente morendo di fame. Che bello. Mozzarella filante. Come vi dicevo in questo vlog di oggi, che vedrete dopo questo video, Alessandra la battezzeremo prestissimo, ragazze, praticamente dopodomani, perché domani è sabato e dopodomani è domenica, sarà il giorno X. Io ho un'ansia che non vi sto neanche a dire. Ho veramente tanta tanta ansia, perché ve lo spiego in breve. Cucinerò tutto io, quindi il buffet lo preparerò completamente io, quindi ho l'ansia che non so, non mi venga qualcosa, che perdo tempo, che non ce la faccio, ho il terrore. E quindi ho un po' l'ansia da prestazione, no? L'ansia che qualcosa vada storto, insomma, è normale, penso. Sono molto molto emozionata. Entrambi siamo molto molto emozionati, sia io che Riccardo. Ops. Solitamente i supplì sono rotondi. Invece questo è piatto. Completamente piatto. Vabbè. Tra l'altro sono raffreddata, quindi scusatemi se ogni tanto mi sentite respirare male o apro un po' di più la bocca, ma devo anche respirare, quindi è così. So che mi capirete. Allora, quindi, ops, devo togliere la suoneria. Ops, ho mosso la telecamera perché un po' in bilico in effetti, devo, come vi dico sempre, comprarmi un cavalletto, invece io utilizzo il portabiscotti. Ho svelato il mio cavalletto artigianale, il portabiscotti. Come pizza ho scelto questa qui, un po' più spessa della pizza regina della Cameo. C'ho la scatola lì perché ho detto in caso mi dimentico, devo dirlo alle ragazze. È buonissima, ragazzi. Se non l'avete mai provata, provatela perché è bella sofficiosa, bella alta rispetto alla classica pizza un po' secca, la classicona, no? La surgelata. Questa somiglia di più alla pizza fatta in casa, diciamo. Molto buona. Quindi appunto parlando di battesimo, ecco, sarà domenica, quindi sono un po' in ansia. Poi andiamo avanti. Ciao, 87 Zumba chiede che lavoro facevi prima di avere i bimbi? E se c'è un sogno, un obiettivo che hai? Sei bravissima, grazie mille. Prima di avere i bimbi lavoravo per una banca nel settore
assicurativo. Un sogno, un obiettivo? Allora, senza vagare con la fantasia, però devo ammettere che nella mia vita sono stata costante in pochissime cose e YouTube è una di quelle. Quindi sono felice di fare i video, mi rende felice e c'è tanto tanto lavoro dietro, quindi è ovvio che se cresco sono felice perché mi impegno tanto. Però quindi sarebbe uno dei miei sogni e un obiettivo che ho, sicuramente essere anche indipendente a livello economico, però quello arriverà appena la bimba, insomma, torna a scuola. Poi, vabbè, chi mi chiede di Alessandra ne parlo alla fine, di Ale in generale, insomma. Ciao, di cosa farai a Natale? Chiede Stellina. Non ne ho la più pallida idea. Non so ancora nulla, ragazze. Zero, zero idee su quando, come, ancora niente. Rapporto madre-figlia. Allora, rapporto madre-figlia. Se, dunque, parlando di, scusate, se ogni volta che taglio la pizza faccio più piano. Posso saperlo, la tagliavo prima e così ne abbiamo già due ragazze e non ballate per un po'. Rapporto madre-figlia, allora vi dico, con mia mamma è un rapporto particolare, nel senso che c'è stato un periodo della mia vita in cui forse era un po' più conflittuale con mia mamma, ma devo dire neanche poi tanto, cioè, ho sempre avuto un buon rapporto con mia mamma. Cioè, un rapporto normale, né troppo amiche né troppo mamma-figlia, cioè, mia mamma è stata un supporto per me in tantissime occasioni, un po' il porto sicuro, quindi quando nessuno ti capisce, almeno per quanto mi riguarda, quando nessuno mi capisce, mi sento sola, mamma. C'è la prima persona che mi viene in mente per chiedere un consiglio, per un abbraccio. Quindi credo che l'ideale come rapporto mamma-figlia sia non troppo amichevole, perché secondo me il ruolo deve comunque esserci. Una mamma può essere amica, sì, fino a un certo punto, secondo me, comunque la mamma è comunque chi ci ha messo al mondo è un'altra cosa rispetto al bene di un'amica, ecco. Però è bello comunque che ci sia anche quel rapporto un po' più sull'amicizia, quindi confidenziale, consiglio. E così è con mia mamma abbastanza, insomma. Com'è il rapporto con il padre, del tuo primo bimbo? Ma sinceramente, ragazze, è un rapporto di due persone che si sono volute bene, che si cercano di rispettare il più possibile perché hanno un figlio in comune e cercano di fare il bene di Federico il più possibile, insomma, un rapporto neutro, ecco, soprattutto adesso che sono passati degli anni. Poi, quando battezzate la bimba, già risposto, il rapporto tra Fede e Ale è bellissimo, ragazze, io non me l'aspettavo un rapporto così bello. Si è smontata tutta. Hanno un rapporto magico. Quando Alessandra vede Fede, ride. Ride come una pazza. Lui è un po' il suo giullare della situazione, il suo piccolo clown, quindi lo fa sempre ridere.
E io quando li vedo così non capisco più niente. Potrete immaginarlo. Di ciò che vuoi, l'importante è che lo fai, il video mukbang. Grazie mille, Michela. Come riuscire ad uscire da un periodo buio? Domandona. Allora. Il periodo buio è una cosa tremenda, l'ho passato anch'io. Il mio consiglio principale è guarda il bicchiere mezzo pieno, guarda le cose belle. E ricordati che quel periodo non è tutta la vita così, è un momento, passerà, anche se quando uno soffre dice, oddio, oddio, sto male, sto male, sto male, e ti sembra che rimanga tutto invariato in eterno, è l'unico modo per riuscire ad andare avanti e continuare a dirti, è un momento, passerà, passerà. Devo resistere un po' e poi andrà meglio. Devi proprio concentrarti su questo e stare accanto alle persone che sono felici, che sorridono. Videocamera che. Io ho fatto così. Ho cercato proprio di guardare le cose belle che ho. Entrarti e dire: aspetta, cosa c'è di bello nella mia vita? Ho una casa che mi piace. Esempio, nel mio caso, ho due bambini bellissimi, sani, sono una mamma, ho un compagno che mi ama, che mi vuole bene, che tutte le sere dorme al mio fianco, che mi ha scelta per la vita, ho una cagnolina. Quante persone vorrebbero un cagnolino e mamma e papà non glielo comprano o non se lo possono permettere o qualsiasi cosa. Io ho un cane. Posso dire, stasera vado a fare una passeggiata con il mio cane. Quando mi capita di abbattermi un po' e dire uffa, vorrei la macchina, uffa, vorrei questo, uffa, vorrei quello, dico aspetta, cos'ho però che tanti altri magari non possono avere? È l'unico modo per vedere il bello, il positivo. Spero di averti aiutata. Poi, ciao Roberta. Sono curiosa di sapere se hai delle sorelle o fratelli. Un bacio ai bimbi. Grazie mille, Marilena. E no, sono fratella unica. Sono figlia unica. Ho passato dei momenti in cui mi è scocciato da morire essere sola, in questo senso, perché da bambini si pensa alla sorella, al fratello. Così per compagnia, per giocare. Però ora che sono grande, dico, io sinceramente avrei voluto un fratello maggiore. Forse anche per un senso anche di protezione in più. Qualsiasi cosa. E ovviamente avrei fatto di tutto per avere un buon rapporto con lui. E sapete qual è il discorso? Che quando arrivi anche solo alla mia età, che non è che sono vecchia, però 32 anni, dici, mamma mia, il giorno che sono sola, che i miei genitori non ci saranno più, io sono sola. Sì, ho la mia famiglia, i miei figli, certo, però comunque sono sola nel senso che non ho qualcuno che arriva comunque dai miei genitori, no? Quindi li senti anche più vicini. E quindi un po' mi dispiace, sono sincera. Poi Agnese mi scrive Natale, però come ho detto prima non so ancora nulla. Come cresce Ale, faccio la fine. Che rapporto hai con tua suocera? La parte croccante. Ok.
ho fatto un mega bicchierone d'acqua. Ogni tanto ci va, Mia suocera ha un rapporto molto tranquillo, neutro, nel senso non siamo cane e gatto, ecco. Cioè, non ci litigo, non. Molto tranquillo, devo dire la verità. Ci si scambia consigli, a volte ricette. Si fa la battuta, si scherza. No, molto, molto normale. Leggere libri? Se sì, quale genere? Allora, io sono una che si stufa subito di leggere. Quindi, o è un libro che mi prende tantissimo, oppure non ce la faccio. Soprattutto adesso con i bambini. No, adesso con i bambini, ragazzi, è impossibile. Cioè, rileggerei la stessa frase 15 volte, quindi direi che non ha molto senso. Non sono concentrata. Forse quando crescerà un po' Alessandra, adesso no, non ce la faccio. Comunque, generi, due generi che sono riuscita a leggere. Romantico, mi prende abbastanza. E Harry Potter, perché sono una fanatica di Harry Potter. Adoro, adoro, adoro. Adesso ho paura che fate di nuovo il ballo del qua. Dai, faccio piano piano. E poi un giorno comprerò un cavalletto. Ed è come mi sento in questo periodo. Che domanda. Bene. Bene. Nel senso che mi sento bene. Ma più il battesimo si avvicina, più mi viene l'ansia, e ve l'ho già detto prima. Sicuramente c'è sempre un po' di stress, perché comunque, ragazze, stare dietro comunque tutti e due i bimbi, con due età totalmente diverse tra l'altro. Federico va a scuola, fa la seconda elementare, quindi è un tipo di responsabilità adesso, e Alessandra è tutt'altro, no? Però sto bene. Allora, famiglia allargata, chiede Nasi71, figli da relazioni precedenti. Il segreto per un buon rapporto. A volte me lo chiedo anch'io. Nel senso che capita anche a me, a volte, quando vedo coppie da 20 anni, o magari anche solo il signore anziano, scusate, adesso tolgo la suoneria, anche solo da un signore anziano, no? Mi dice: io sono sposato da 50 anni di matrimonio. Io sono sincera, mi viene da dire: come hai fatto? 50 anni, io sclero dopo 5, cioè, spiegami qual è il segreto. E tutti mi dicono la stessa identica cosa, ovvero tanta pazienza, tanta. Ma a livelli cosmici, stratosferici, spaziali. Pazienza. Sopportare, sopportare, sopportare. Se ti dà fastidio qualcosa che ci tengo a precisare che queste cose che vi consiglio di non fare, io le faccio tutte, sbagliando. Però so che per riuscire in un rapporto bisognerebbe fare così, quindi ve lo dico perché so che è un buon consiglio. E io infatti ci sto lavorando.
Però è il non lamentarsi per le cazzate. Parliamoci chiaro, cioè, ah, hai pulito male la forchetta. La prossima volta puliscila meglio. Magari senza star lì, no, a fare così, la prendi e la risciacqui tu, per dire. Oppure, non essere eccessivamente gelosi. Guardare il cielo e il buon Gesù e dire: ti prego Dio, fai che non mi crescano delle corna come un cervo a primavera. Io mi fido, ma tu fammi questa grazia. Ecco, quindi l'unica cosa che spero di strapparvi un sorriso, ragazzi, ovviamente io scherzo, però per farvi capire, no, che fiducia, un po' di pazienza, evitare le provocazioni. Questi sono i segreti di un... E soprattutto lasciarsi andare anche. Quindi essere sempre comunque affettuosa, affettuosi. Non tirare su muri e scudi, perché poi alla fine è peggio, perché poi si litiga. E accantonare un pochettino anche l'orgoglio, perché altrimenti si sa come può andare a finire. Quindi cercare di non lagnarsi troppo, insomma, questo, ecco. Tutte cose che secondo me ognuno di noi dovrebbe migliorare. Quante volte ho sposto questi capelli? Facevo prima a fare la coda, ma non l'ho fatta perché volevo farvi vedere che li ho schiariti. Ho ancora un po' di piega, vabbè, dopo ve li faccio vedere, adesso sto mangiando. So, per te è una domanda banale, ma volevo chiedervi che vi adoro. Che dolce, grazie. Alcuni dei viaggi che hai fatto e che ti potrebbe far piacere fare, immagino, solo che non si legge bene tutto. Viaggi? Sono andata i viaggi più belli li ho fatti con la mia famiglia d'origine, quindi mio papà, mia mamma. E con la scuola superiore, cioè uno, Barcellona. Con i miei invece sono andata a Rodi, che è un'isoletta della Grecia, bellissima, ragazze. Mi ricordo che i pesciolini gialli ci giravano intorno alle caviglie, spettacolare, veramente, non me lo dimenticherò mai. Poi tutte le casette bianche, un caldo infernale ma bellissimo. Poi sono stata in Tunisia, non ve li sto dicendo in ordine, vado a caso. In Tunisia con i miei nonni e i miei genitori, i miei nonni paterni. Bellissimo anche quello. Ma eravamo in un villaggio, quindi abbiamo visto poco, mi è piaciuta di più la Grecia. Poi è un viaggio più bello in assoluto, beh, ovviamente in Italia Rimini, perché mia nonna di Rimini, quindi tantissime estate, tantissimi, in tantissime estati siamo stati a Rimini. E poi sono stata, che è stato il mio viaggio preferito, oddio, anche la Grecia, però amando l'inglese, amando l'America, e non potendomi permettere un viaggio in America, parliamoci chiaro. Siamo andati a Londra, ed è stato bellissimo, ragazzi, cioè ci tornerei domani. Se avete la possibilità andate a vedere questa città perché è bellissima. Stupenda, però vi consiglio almeno una settimana, perché noi eravamo stati, mi pare, 4 giorni, avevamo non dei piedi, delle zampogne, non ce la facevamo più per camminare, camminare, camminare e vedere tutto il più possibile in 4 giorni. Siamo diventati scemi, però ne valsa la pena. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Mi piacerebbe fare ovviamente l'America, l'America e anche le Maldive mi piacerebbe. Prodotti baby, vi parlerò presto in un vlog di prodotti baby.
Esame patente, sono curiosa. Esame patente. È impegnativa. Che tu intenda come è andato il mio esame della patente. Allora, il mio esame della patente, per un errore di troppo, non avevo passato la teoria, mi pare. Ma la pratica, essendo che sono un maschiaccio, un amante della guida spericolata, non per nulla guidavo anche le ambulanze, l'ho passato subito. La teoria, invece, per un errore di troppo, mi sono morsa anche le dita dei piedi per il nervoso, ma non l'ho passato al primo colpo. Attento, l'ho dato a gennaio e mi sono svegliata quella mattina, ho guardato fuori dalla finestra e nevicava. E sono stata proprio felice che il giorno del mio esame per la patente c'era pure la neve, cioè proprio allucinante, che incidente garantito per la serie, no? Però è andato tutto bene. Poi, tratti sempre argomenti interessanti, quindi va bene tutto. Grazie Elena Sofia, sei dolcissima. Riguardo ai tuoi video che vorresti fare, che ti piacciono, non so, vedi tu. Grazie. Il video che vorrei fare, vedo l'ora di fare i vlogmas, di fare l'albero, di addobbare casa. E poi mi piacciono moltissimo i mukbang, perché piacciono anche a voi. Basta. No, diciamo che io vado più sui vlog. Vlog, cose un po' più spontanee, o ogni tanto qualche challenge, ma neanche più di tanto. Come stanno alle fede? Benissimo, grazie, a parte Ale che è raffreddata. Di quanto sia duro essere donna e mamma. È vero, è dura. Però secondo me nel momento in cui una donna diventa mamma, deve stare molto attenta a non dimenticarsi di essere donna. È molto facile perdere di vista le differenze tra questi due ruoli. Però sì, è duro, ma merita e ne vale la pena. Che lavoro fai? Al momento sono mamma a tempo pieno. Quando hai smesso di allattare e perché? Non ho smesso per mia volontà, ma ha iniziato a diminuire il latte. Quindi la pediatra, sto facendo una pausa perché sono un po' piena. La pediatra mi ha dato un'aggiunta di latte artificiale da darle. E nel momento in cui ho iniziato a darle l'aggiunta, mi è andato via sempre di più finché la pediatra mi ha detto di smettere perché tanto era inutile. Poi, differenze se ci sono tra la tua prima e seconda gravidanza. Sono tante, ragazze. Cioè, ci dovrei fare un video praticamente. Potrei farlo. Mi hai dato un'idea e Chicco91 mi hai dato un'idea per un prossimo video. Le differenze tra le mie due gravidanze, non potrebbe essere un'idea. Puoi fare una lista di cosa ami e cosa odi? Dio. Tra l'altro, la mia migliore amica che mi ha fatto questa domanda, Silvia! Ma allora, non si fanno queste cose. Ciao, e mi manda anche il bacino con il riccio. Allora, odio la gente poco umile, la gente ipocrita. Chi mette commenti cattivi senza conoscermi? È una lista infinita, ci dovrei riflettere, non si fanno queste domande a tradimento, però amo, adesso scherzi a parte, amo la vita, amo fare i video. Tantissimo amo fare i video con voi. Amo giocare con i miei figli. Amo guardare la sera un film abbracciato al mio fidanzato. Mi piace tanto. Soprattutto d'inverno con la candelina, la coperta, bellissimo. E la pioggerella fuori. Tic, tic, tic. Insomma, tante cose. Tra cui il sushi. Come sta Ale? Come vi ho detto bene, ma è raffreddata. Ultimissima domanda di Sara08.
Ma te, Riccardo, prima di sposarvi eravate fidanzati, non siamo sposati. Fregata, non sei stata attenta. No, non siamo sposati. E ora vi parlo in generale, anche perché questo video sta durando già tantissimo. Di Alessandra che sta facendo tanti progressi sempre più dolce, ha un sorriso per tutti, non piange in braccio a nessuno, ragazze, non ha mai pianto in braccio a nessuno. Anche Federico era così. Sono molto simili, molto tranquilli tutti e due. E poi ho fatto le unghiette per il battesimo, i capelli che sono, li ho schiariti un po', li ho tagliati un po', ho aggiustato la frangia, li ho tagliati un po', vabbè, mi sono fatta fare un po' di onde sotto perché sono molto lunghi, mi piacciono un po' più vivaci, no? Me li rifarò per domenica, tanto è dopodomani, quindi reggono puliti. E ci siamo. Riccardo ha il suo vestito pronto. Io metterò un vestito molto semplice. In realtà sono indecisa tra due, perché Riccardo indosserà un gessato. E io sono indecisa se è un vestito che ha una parte di gessato per essere un po' abbinata a lui, o uno di quei vestiti maglia lunghi bordeaux. Sono molto indecisa. Però insomma, vedremo. E poi avrò uno stivaletto tronchetto nero, tipo di pelle con la cerniera dorata. E basta. Quindi ragazze, questo è tutto, io ho finito tutto qui. Era buonissima questa pizza, anche il supplì mi è piaciuto tantissimo, mi sono pentita di averne fatto soltanto uno. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, vi ricordo che vi voglio un sacco di bene, grazie per seguirmi, se ancora non l'avete fatto cliccate su iscriviti per seguire i prossimi video mukbang, vlog, eccetera. E se vi è piaciuto il video, un piccolo like di supporto. Ciao, alla prossima!